Siamo in onda? Perfetto, Ari, benvenuti. Grazie mille, devo dire, prima di tutto per le più di 1500 views sul video del Team Garo di King of Fighters 15. Infatti ho stoppato per questa volta la retrospettiva che sta andando avanti. Siamo arrivati a King of Fighters 96 con l'episodio extra del vero finale con il team dei tesori sacri. Se volete andarlo a vedere, sono contento. E adesso, per appunto ringraziarvi, un altro video su KOF 15 che sembra appunto tirare per la maggiore, e oggi faremo la storia, avvio subito, con il team eroi, che però questa volta il team eroi non è il solito che abbiamo visto nei King of Fighters vecchi, composto da Kyo, Benimaru e l'assente qua Goro Daimon. Ma il team eroi stavolta è fatto da Shunei, Mei Tenkun e appunto Benimaru, che stavolta è qua. E adesso partirà il video predefinito per tutti, che abbiamo già visto, ma noi ce lo riguardiamo per correttezza. King of Fighters を開催する。諸君らの参加を心待ちにしている。以上、アナスタシア。 速報です。前回の大会から存続が危ぶまれていたThe King of Fighters の開催が発表されました。今大会の主催は前大会後に失脚、退職となっているアントノフ氏に代わり、 Una direttrice che io ancora non so chi sia, sinceramente. Infatti, il vecchio protagonista dice: stavolta sei te che fai una situa qua, さっき立ちねしてた。おい。あんたは私がぶっ倒す。それまで他のやつに負けんじゃねえぞ、ヘッドフォン野郎。ああ、いきなりなんだよ、お前。しゅんちゃん。いいか、私はな。いつら。ち。な、おい、ちょっと待てよ。しゅんちゃん。うん。言っとくけど、リーダーは私だからな。そこんとこ勘違いすんなよ。 La lore di questo episodio ancora mi è molto sconosciuta, infatti faremo la storia con il team eroi per capirla in tempo reale. Perfetto, si parte subito. Mi sono già visto le mosse di questi ragazzacci e andiamo a affrontare il team Orochi. Piccolo spoiler per chi sta seguendo le retrospettive, perché proprio nel prossimo episodio, nel 97, affronteremo proprio loro, ma adesso ce li spariamo in super grafica piuttosto che la loro originale iterazione bidimensionale. Shunei, io so solo che è l'allievo, uno assieme a Terry Bogard, di Tang Fu Ru, il vecchietto di Fatal Fury. La femme fatale del team Orochi, Shermi, che è una grappler. Io l'ho già finito con loro, ecco appunto. Ottime normal per Shunei. C'ha anche una specie di barnacle anche lui. Poi c'ha questi scatti aerei che ancora devo ben capire come potrebbero essere utilizzati. Oh. Ho rischiato, per tentare di capire. Lui ha queste mani elementali, da quel che ho capito, però appunto
saltando il 14, non so bene la lore di questi suoi poteri, che comunque è la saga che continua qua. Yashiro è un personaggio che mi è piaciuto molto, anche qua come fa. Ah, va bene. Adesso abbiamo Mei Tenkun, che è un personaggio particolare. Lo stavo guardando prima di fare questa live, perché giustamente mi devo trovare preparato, non voglio guardare i comandi, no? Ah, delle mosse a carica. Ah, esatto, tipo questa. Mi sembra una mossa del Bajiquan. Del Bajiquan, scusate. Quindi anche lui fa una specie di arte marziale cinese, un kung fu, non si sa bene cosa. Un kung fu un po' narcotico, da quel che si è capito. Oh? とても強い気の力を持ってるんですね。常に眠そうなのはそのせいなのかな。面白いな。気の強さと眠気両方とも生まれつき。そういう君も変わった気を持ってるんだね。ヤガミさんやレオナさんとも。Perché lui nel suo ciri rivede il sangue di Orochi. Giustamente, per chissà. Sì, poi può continuare. Esatto, poi ha questi calci aerei molto utili secondo me. Volevo chiuderlo con la speciale. Oh, Benimaru Nikaido, il nostro amico di sempre. Con il suo solito Raijinken. Il suo antiaereo. Eccolo lì. Stavo tentando di fare questo. E andiamo avanti. Team Ikari Warriors, già aggiornato come nel 96. Stavolta partiamo direttamente con Benimaru, che lo approfondiamo meglio. Your next challenger is Team Ikari. Team Ikari. Col nuovo design di Leone, anche se il costume classico mi piace sempre di più. Andiamo nello stage di Metal Slug, giustamente, visto che ricordiamo condivide lo stesso universo. He's a tough and cool professional rapper. He'd best stay out of his way. Clark Steel. Clark Steel, professional grappler, eccolo lì. Il grappler degli Ikari. Round 1, ready? Go! Mi viene da farlo contro triangolo, che lo fa verso l'alto.
Poi ha questa lama di elettricità anche bene male. Non ha più lo Shingo Gatagekoma, se non sbaglio. Ci ho guardato prima, mi sa di no. Potrei sbagliarmi, eh. Ma adesso non ci guarderemo. Questa è ottima per avvicinarsi. Poi anche un attacco medio, perché infatti se sta bassa la prendiamo. Ho preso in pieno. No. Cioè non ha niente di vita. Bellissima Leone. Il narcolettico amico ci ha aiutati. Adesso che abbiamo Ralph con il suo Galactic Phantom, un pugno devastante. Eccolo qua. Quando facciamo i tornei qua, i vecchi KOF, c'è un amico che usava Clark, l'altro volevo dire, è devastante. Ecco questa mossa dei calci, anche all'indietro usata, buonissimo, così mi allontano e faccio le mie cose. Super KO, trofei a caso. Quindi diciamo, non conoscendo la lore di questo episodio, mi chiedo cosa c'entrano queste mani che ha anche Isla con Isla, che è questo nuovo personaggio del 15 se non sbaglio, e questo reverse che vedremo avere. Però sicuramente facendo la storia con loro si riusciranno a capire sfaccettature in più. Perché ho finito con solo team che mi piacciono, tipo Fatal Fury o Team Garou, per mostrarvi il DLC. Che bellissima sta mappa. Comunque veramente, non so se l'avevo già detto, ma questi scenari, nonostante fossero 3D, riescono a trasmettere le stesse vibes di quelli bidimensionali. E non l'avrei mai detto, perché a me molti capitoli che sono passati da 3 dimensioni hanno nettamente perso. Però questo, tipo, non so, anche se non c'è mai stato, mi ricorda uno scenario che già fu nella serie. Oh, ci diamo battaglia con le stesse combo praticamente. Ai ai ai, counter. Ok, Shun-chan. Round 2. Ready? Go! Hot! Tom,
Non mi ricordo come si lancia il cuscino. Mi pare una mezzaluna completa. Che lo può lanciare anche in diagonale. Infatti possiamo vedere che Benimaru... come posso dire? Ah, ok, verso l'indietro. Una modifica al suo outfit classico. Con qualcosa di cinese. O comunque di... sì, di orientale. Vedi, l'ho intercettato. L'ho preso in counter. Il livello di difficoltà non l'ho modificato, tanto ci serve solo per vedere la lore insieme, vedere le mosse, esplorare i personaggi e vedere le cutscene. Ai ai ai. Ah, ecco cosa serve quella... questa qua. Ah no, forse con calcio. Ah no. Non volevo. Questa sì. This is just the start of a new worldwide legend. Winner! Questa cosa delle combo automatiche non è che mi fa impazzire troppo, sinceramente. C'era anche su JoJo All Star, ecco il solito filmato mid game, che scatticchia un po'. バース。 私たちは古くからの教えに従い、リバースと呼んでいる。本来ならこの世に現れるはずがないのだけれど、アッシュクリムゾンの一件で世界の隔たりに歪みが生じた。リバースの再現は免れ、しかしアンプスペクターの力を持つ者、イスラとシュンエの協力があれば封印できる。シュンエ、シュンエ、またシュンエ、あいつは私がぶっ倒すってんだよ。でバケマルも私がぶっ倒す。頼もしいわ。 だけどリバースは倒せない。元いた場所に押し返すのが限界。何にせよ我々の目的に変更はない。バース、いやリバースを排除し事態の収拾を図る。私はあの無価つくヘッドフォン野郎を倒せるってなんだっていいんだ。分かった。私は残ってもう少し調べる。では手はず通り次のポイントで落ち合おう。イスラ行くぞ。分かった。お手命令してんじゃねえよ。 Quindi apparentemente lo scopo è sigillare questo Vars come era un po' reverse. Isra, Shun, kono sekai o seijou ni modosu tame, anata tachi no chikara, tamashii ga areba, kanarazu. Come era con Orochi. E Aiden, come al solito, è sempre dietro queste operazioni. Però non lo so, c'è qualcosa che non mi torna. Sicuramente c'è qualcosa di losco, e facendo la storia con il team Rival, che è quello con Aiden e di queste due ragazze, ne sapremo di più sicuramente. Anche questo team è molto bello, che c'è il Diablo Amarillo Ramon, poi Antonov, che dovrebbe essere uno nuovo, che comunque è stato ridisegnato perché non c'era il cappellino e tutto, e Tyzok col vestito da dinosauro, che è sempre del vecchio KOF 14. Infatti la voce è la sua. Ikkan
forse gli hanno modificato l'aspetto per dargli mosse più artigliose, non lo so. Comunque il moveset era diverso, Tytok faceva più mosse tipo Tib, sembrava molto più Hawk di Street Fighter. Anzi, Super Street Fighter 2. Dietro abbiamo dei wrestler, quello a sinistra non mi viene in mente chi è, quello a destra è Bayard di Fatal Fury, se non sbaglio, detto anche Raiden, no non è vero perché Raiden era ciccio, e allora chi è quello? Perché... No, infatti non è lui, che sto dicendo? Dove l'ho già visto? Vabbè. Hasta la vista, bellissimo. Il Diablo Amarillo Ramon di solito era in squadra con Vanessa, la pugile, e Seth, che è un altro agente segreto. È vero, Seth non c'è qua. Bella lì. Comunque sta mossa solo per counterare, perché non è come da usare come uno Shoryuken che può anche attaccare, perché è proprio sul posto la fa. Vedi, ma vada neanche... Vabbè, era per provare. Elettrizzante questo Raging, che mi piace troppo. Eccolo, lui il personaggio nuovo, poi mi piace un sacco come design, sigaro, cappellino, è figo, come bel grappler nuovo, non sto affatto con i personaggi. Aia. Aia, oh, devo stare... Raikouken! Chi è rimasto? Shunei. No, ma non l'ho continuata, perché l'ho interrotta e ho premuto un altro tasto, ma pare che sia valido lo stesso. La può fare anche aerea. Ah, ecco cosa servono questi spostamenti. Spostamenti aerei servono appunto per poter attaccare con la mano. Al momento giusto e nella zona giusta, ok. Oh, team interessantissimo. Inizio con Shunei. Questo sarebbe l'ex team Nest, se non sbaglio. Non dice che team è, comunque, perché Cronen, è il corrispettivo di un personaggio che c'era su King of Fighters 2001, che è quello che abbiamo giocato più di tutti, che l'ha ispirato a Tetsuo di Akira, praticamente. E siccome era molto similare come aspetto, qua hanno un po' cambiato. Però non so se è lo stesso proprio. Perché Kula, Angel, appunto K, che adesso vedremo la prossima volta, K-Dash, detto, no? Fanno parte della saga Nest, che è quella dopo Orochi, diciamo. Mi pare che parte subito la saga di Nest.
che tentano di ricreare, diciamo, i poteri di fuoco così nel laboratorio. Mi pare di aver capito così quando ero più giovane. Però dopo non lo so. Oh, questo ottimo antiaereo. Ah, bella questa. Cioè, lui non è male come design, ma non mi piacciono troppo queste mani giganti. Se mi sembrano troppo esagerate. Perché sennò lui come mosse, ha delle mosse anche belle. Angel mezza grappler. Angel forse si chiama, non so. Angel, io sono chiamata Angel. No, perché vedo un accento strano, non lo so. Perché lei è anche nel team Messico, non lo so. In alcune volte. No. Mi ha preso l'ultimo. Benimaru? Questa è speciale perché lui fa sempre un po' il cascamorto con tutte le ragazze. Quindi da un nomignolo mi pare a ognuna, e perché ho visto tutti gli intro speciali, le frasi speciali. Cioè lui è molto figo Cronen, questo redesign. Dicevo, non so se è lo stesso che si chiamava K9999, però le mosse sono identiche, le hanno confrontate, e poi anche la posa in cui sta la idol animese. Ah, lo puoi fare anche alto, bello quello. Anche con loro sarei curioso di fare la storia, ma tanto le facciamo tutte. Quindi quando facciamo la storia, quando giochiamo a King of Fighters 15, facciamo la storia dei personaggi. Però io vi volevo portare nello specifico i team segreti, come ho fatto anche sul 96, che ce ne sono diversi. Vuoi partire con lui? No, perché volevo... Isla speravo la mettessero prima per fare... Per fare l'entrata speciale, va bene. Cercherò di non morire con Shun, allora, giocare molto safe. Speriamo che Aiden non sia forte, come nei vecchi capitoli. Finalissima. Oh, bellissimo sto tema. He's got a thousand yard stare with decades of training. You'll see the flash before you hear the pop. Hider. Hider. Giochiamo molto safe. Già ho visto. Lui c'ha questa target combo da fare a questa qua a una certa distanza. Perfetto. Me la ridai un po' di vita, sì. Almeno una tacchetta. Oh.
Bellissima anche sta Dolores, ma non si sa cosa faccio. Cocira da questa parte vuol dire. Cocira lì. Eccolo l'into speciale. お前本当に気に食わねえやつだな、あんたは。そのお粗末な腕より私とアマンダの方が上だって分からせて。 Paradossalmente questo si può usare per attaccare, perché prima esatto per far entrare la special. Anche calcione. Quindi fai la prossima volta fai con loro. Farei con il team rival, che è quello che abbiamo appena affrontato, per capire l'altro punto di vista, visto che loro sono parecchio mischiati sembra. E poi se non sbaglio c'è un team segreto che è un misto tra tutti quelli che hanno il potere delle mani, un po' come se fosse il team definitivo, come quello dei tesori sacri di una volta, visto che per unire le forze e fare magari un finale più segreto, più completo, più esaustivo. どういうことでしょうか。チャンピオンやあの怪物が消え去りました。一体何が起きてるのでしょうか。今回もAMBCクレメンス・ベラミーが命を懸けてお伝えいたします。 メーテン、エーテンの言う通りだ。お前なられる、シュンエイ。ありがとな、二人とも。もう大丈夫だ。全部コントロールしてやる。イスラ、あ、そうだ、ミス・イスラが。おい、聞こえるか？おいて。無駄よ、彼女が目覚めることはない。イスラとあなたはアンプスペクター、リバースと共鳴する能力の持ち主。特にイスラは 人々の高ぶった思いを集め増幅することに秀でていた。だからイスラを媒質して力を集めている。その間リバースとイスラの精神はもつれ合ったまま。なんだっていい、あいつを倒せばこいつは助かるのか。おそらく今なら気はある。頼めるかしら、シュン。頼まれなくてもやってやるよ。僕たちも一緒だよね、エニマルさん。まあ、エキシビションマッチってことで。 Select order.
Ah, quindi non è lei che si trasforma, perché lei è sdraiata lì. Quindi questo filmato è stato molto più lungo e completo, perché giustamente stiamo usando i protagonisti. Perché sembrava lei trasformata, infatti lo è, perché il design è quello, solo che a quanto pare è una forma materializzata, perché... Quindi se useremo lei, sarà lei contro la sua versione reverse, chiamiamola. Perché se lei era lì sdraiata, vuol dire che non è proprio lei stessa. No, questa no, per favore. Vabbè che ho tre personaggi, però devo usare il meno possibile. No, non riesco a fargli la mossa. Che abbiamo adesso, Meiten? Meiten Kun. Bello il vestito, mi piace un sacco. No, non la volevo fare. Dai. Passa attraverso i proiettili. Dai, dai, con Benimaru finiamo, spero. Perché c'ha le gambe lunghe. Perfetto. What a stellar fight! These two know how to rumble! Winner! Sa te, o kumaraseru warui kaibutsu-chan ni wa go taijou itadakou ka? Ecco, ho preso A, incredibile. Vediamo cosa succede. Thank you.
らが我々が探求する真理の果てにいる母神。こいつは一体オトマラガをあるべき場所に封印する方法は一つ。アンプスペクターとオトマラガによる追消滅。追消滅ってそれはつまりシュンちゃんが消えちゃうってこと？俺は消えない。その予想ごと俺たちがこの状況を上回ってやる。そうだよ、僕たちなら絶対にできる。何が起こるかわからないのは KOF だからな。背中は任せたぜ、二人とも。Select order. Facciamo così, così, così. Adesso speriamo di non incappare in delle difficoltà. Quindi sì, mi piacciono molto queste cutscene estese, visto che stiamo usando appunto gli eroi della situazione. Si capisce molto meglio. Sono proprio curioso, speriamo di non incagliarci qui per troppo tempo. Vabbè, che non è difficilissimissimo, però se non stai attento. Round one. Ready? Go! Ecco appunto. Fa sempre quello basso imparabile. Togliere il più possibile. Stand your ground. Ready? Go! Ai ai ai. Oh. Ecco. Dovevo arrivare almeno alla fase rossa. Che non c'ho pazienza. Final round. Ready? Dai. E sono cavoli amari. Mamma mia, se mi fa un'altra volta questo. No, così poco. No, per pochissimo. This competitor is too strong. Can anyone stop them? Winner! Cavoli, mi roga tantissimo, per pochissimo. E quindi cosa devo schiacciare? Combatti ancora, ovviamente. Nessun servizio per ora. Dopo, se mai lo usiamo, se vediamo che andiamo troppo per le lunghe. Però caspita, pensavo che l'attacco finale togliesse di più al boss finale. Invece no, c'ha un sacco di stamina, di vita. C'aveva un sacco di HP. Allora dire sempre lo stesso, vero?
Allora con Mei Tenkun devo fare meglio. Round 1, ready, go! Vabbè. Qui c'ha questo calcio potente basso che non è il top. Porca miseria. Non mi ci trovo proprio questo PG, veramente. C'ha delle normal troppo di raggio ridotto. La prima special che vedo, incredibile. No. Non so se ce la faccio. Mi deve andare molto di fortuna. Poi fa quello, ovviamente. Purtroppo con questo millimetro non faccio niente. Appunto, come si è alzata, mi ha divastato. Vabbè, chiediamo un aiutino per chiudere la live in bellezza. Ok, comunque. Qua che c'è di bello? Ma sì, facciamo quello massimo, chi se ne frega. Anche perché con la barra non è che ci faccio niente. Stavo dormendo. Ottoma raga è sempre tosta qua. Speriamo ci vada bene. Giustamente. Yeah.
Non so se ce la faccio, eh. Porca miseria, allora. Incredibile. Chiediamo un piccolo aiutino, veramente, se no era solo per vedere il filmato finale. Per chi ci segue, mi dispiace che con questi personaggi non riesco a fare granché. Di solito non lo chiedo mai, però l'aiutino che dimezza la vita ci sta un po'. Che voglio chiudere la live entro un orario decente, così da postarla poi su YouTube. Round one, ready, go! Perché poi dipende molto come va, perché per un millimetro, va bene, va benissimo. Dai, non è morto, incredibile. Ok, let's go. Vediamo il finale del team Hero. Ringrazio chi ci sta seguendo a vedere questo supplizio contro i soliti boss chip di King of Fighters. Questo, vabbè, è il più facile di quelli che abbiamo affrontato nelle nostre live di King of Fighters. もう少しだ。
まるでイリュージョンのように我々の前に姿を現しました。元の世界だ。僕たち帰ってきたんだ。何にせよみんな無事に戻ってこられてよかったよ。何より俺が消えちまったら世の中のレディの涙で海が。大変だったけど悪いことだけじゃなかったよね、しゅんちゃん。ああ、eccolo Tang Furu. Thank you.
e si riparte con il super tema bellissimo. E quindi anche Metenkun è un allievo di Tang Furu assieme a Terry Bogard e Shunei, quindi ancora non si sa bene questo potere delle mani. La prossima volta faremo col team Rivals, quindi con Isla, eccoli, Isla, Dolores e Aiden, e poi forse il team misto, se esiste un team misto segreto custom. Ecco il team team nest. Eccoli, sono tutti i protagonisti qua, ci sono, c'è K, c'è Ash, c'è Shunei appunto, chissà. Poi giusto ieri è stato annunciato Rugal che ritorna, e chi ha seguito le vecchie live della mia retrospettiva, le trovate tutte su YouTube, Rugal ci ha dato del filo da torce nel 94, nella revival KOF 94. E però qua quando l'hanno annunciato c'è scritto Omega Rugal, ma quello che tu sblocchi in verità non è Omega Rugal, è Rugal normale, perché Omega Rugal c'ha il braccio bionico ed è diverso un po' esteticamente, c'ha l'Omega disegnato nella schiena. Quello che effettivamente è il free DLC è semplicemente Rugal. Però quello che affronti, perché oltre al personaggio in questo update gratuito che esce tra poco, adesso non mi ricordo esattamente quando, c'è anche un boss mode dove c'è questo appunto un Rugal, praticamente un CPU, una CPU impossibile, che se tu lo batti sblocchi delle cosette. Speriamo di farcela, ci farò una live sicuramente dove perderò come un dannato un'ora solamente per fare, un'ora se basta, se va bene un'ora per fare Rugal. E così sono contento che qualcuno sta guardando in diretta, lo saluto, chiunque sia, spero sia italiano, oppure anche se no va bene lo stesso. Oggi ho usato un aiutino per Otoma Raga, ma per velocizzare, chi ha già seguito ha visto che con i personaggi che conosco non l'ho usato, vabbè, ma non importa, qua non ci interessa essere bravi, bisogna sapere la storia. Poi nei match online, che già l'ho fatti alcuni, lì poi non l'ho streamato, lì si vede veramente chi fa. Ancora io molte meccaniche nuove non le ho manco usate, tipo le mosse EX non ne ho usata neanche una, ma soprattutto questa cosa dello stun non ho capito bene come funziona, dovrei fare il tutorial, però mi premeva fare anche questo video dopo il grande successo, ripeto, del video del DLC dei Garou Team, che sta a più di 1500 views, che per me sono tantissime per appunto un canale neofita come il mio, e veramente ringrazio tanto, spero che vi sia piaciuto, vi siate divertiti, e quello è il mio scopo alla fine, condividere quello che io so di King of Fighters, visto che è una serie che io adoro da quando ho 14-15 anni, adesso ne ho 32, e voglio condividere appunto con voi la lore, o la lore per gli amici, e tutta la sapienza dei giochi di una volta. Quindi appunto ci saranno progetti, come ho ripetuto ogni volta nei titoli di coda, progetti di Street Fighter, di picchiaduro, scorrimento. Adesso quando uscirà anche la Capcom Fighting Collection rivedremo Darkstalker, sono contentissimo di farvi vedere Darkstalker, e soprattutto Pocket Fighter, episodio speciale. E un gioco che, per finire, un gioco che a me sta a cuore un sacco, che non sono mai riuscito ad emularlo bene, solo nella mia infanzia, nella mia adolescenza l'ho emulato bene solo una volta, perché il MAME non è una piattaforma molto familiare, molto friendly, ed è WorldZard, oppure Red Heart, dipende dalla versione, non mi ricordo mai qual è quello giapponese e quello europeo, comunque WorldZard Red Earth, che ce lo giochiamo tutto perché è l'ibrido picchiaduro GDR,
Per quanto riguarda King of Fighters, niente, la prossima volta si continua, facciamo alternato, gioco vecchio, gioco nuovo. Facciamo King of Fighters 97, che è il penultimo episodio dell'Orochi Saga, perché dopo facciamo King of Fighters 97 con il team dei tesori sacri per vedere il vero finale, così come abbiamo già fatto con il 96. Però stavolta Kagura non sarà da sbloccare, Chizuru, la mitica Chizuru farà già parte del nostro team preferito, che è quello con cui stiamo facendo tutta la Orochi Saga, che per chi non lo sapesse noi stiamo facendo la Orochi Saga, la retrospettiva, con il team Women Fighters, così tanto perché sono, ripeto, in verità il mio preferito è Fatal Fury, perché ho anche il cappellino, sono sempre stato appassionato di Terry Bogard, mi è sempre piaciuto sin da piccolo e lo imitavo lanciando il cappello quando ero proprio piccolo, che giocavamo sul Mega Drive al primo Fatal Fury. Quindi sì, Chizuru sarà già parte di noi, però faremo anche un video dove lei e Kyo e Iori faranno il vero finale, sconfiggendo Orochi e sigillandolo una volta per tutte, mi pare. Adesso non l'ho fatto le prove ancora, non l'ho visto mai quel video lì. E con questa musica leggera vi saluto. Adesso quando è finito e ci vediamo la prossima, se volete. Io non lo dico mai, però io ho il canale dove potete rivedere tutte queste live, tutta questa lore, retrospettive, retro gaming, e chi più ne ha più ne metta. Adesso appunto ho cominciato da qualche mese, però adesso la riempiamo di situazioni. Seconda parte del finale, attenzione, mi ero scordato, perché ogni finale ha anche una seconda parte. E tu sono arrivati. Mica ho capito. Ed eccoci qua. Ah, ci riporta direttamente alla schermata iniziale. Perfetto. Allora io senza indugio vi saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie mille. E buon.